Comincia la settimana di Pasqua ed io per rispettare le tradizioni preparo casatiello, tortano e pizzachina, non quella cilentana ma quella di mia nonna che vi farò vedere domani. Oggi faccio il casatiello, domani la pizzachina e dopodomani il tortano. Il casatiello si distingue dal tortano perché ha le uova crude messe fuori, coperte dalle strisce di pasta, mentre il tortano ce l'ha all'interno. Ma iniziamo. Allora, molto velocemente, mettiamo in una ciotola capiente la farina, aggiungiamo il lievito sciolto in un po' d'acqua, possibilmente tiepida, ora aggiungiamo l'acqua a temperatura ambiente ed iniziamo ad impastare. Impastando, aggiungiamo lo strutto, non mettetelo tutto perché un po' serve dopo, quindi lasciatene almeno un 20 grammi. Mettiamo anche 3 quarti del pecorino, un po' di pepe e un po' di sale. A questo punto impastiamo a mano per una decina di minuti. Perfetto. Ora copriamo con un canovaccio e mettiamo a lievitare in un luogo caldo per un'ora e mezza. A tra poco. Perfetto, dopo un'ora e mezza ho staccato un pezzettino che metto da parte per fare le striscette da mettere sopra le uova e adesso vado a lavorare l'impasto. Lo stendo con le mani sul piano leggermente infarinato, volendo lo possiamo anche stendere con il mattarello. Guardate che bello, mettete sempre un po' di farina sotto per non far attaccare. Adesso mettiamo tutti gli ingredienti, cioè il salame dolce e il salame piccante, salame Napoli, anche un po' di pancetta tesa chiaramente, messo il salame piccante pure, il provolone, lasciate sempre un po' di spazio su tutti i bordi, la mettiamo il pecorino restante, il pepe. Prima di chiudere, per comodità, aggiungiamo lo stampo con lo strutto ed ora arrotoliamo quanto più stretto possibile. Ecco qua, l'ultima parte ce la tiriamo così. Ora uniamo i bordi e trasferiamo tutto nello stampo. Ok, sistemiamo bene. Adesso ci spalmiamo sopra un po' di strutto ancora e lo mettiamo a lievitare tra le 3 e le 12 ore, cioè magari tutta la notte, come preferite. Se lo fate lievitare di più, mettete meno lievito, un po' meno lievito. Non dimenticatevi la pasta per fare le striscette da mettere sulle uova. A più tardi. Una volta lievitato il casatiello, ad una distanza regolare facciamo affondare un po' le uova, che sono crude, vi ricordo. E poi le copriamo con le striscette di pasta che ci eravamo lasciati da parte. Perfetto, una volta sistemate le uova, inforniamo per un'ora, un'ora e 10 a 160 gradi in forno statico, già bello caldo caldo. Ecco qui, appena tolto dal forno, ora lo faccio intiepidire un po', poi lo assaggio con voi. Guardate che bello!
È favoloso, non ci sono parole. Voi preferite di più il casatiello o preferite fare di più il tortano? Fatemelo sapere commentando qui sotto. E soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate del mio casatiello. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto. E ne approfitto per augurarvi buon appetito e buona Pasqua. Ciao!